Buonasera, Buonasera. eccoci a Buonasera a tutti, a tutti. questa una persona. Siamo Ragazzi, che persone. emozione, che emozione. Perché? Perché siamo emozionati, Marika? Allora, perché questa. Allora, Marika, tanto non vedo Elena, quindi già fatti la parte. Salve, buonasera, Acido. avevi ragione. Alessio è meno autoritario. Alessio ci Ciao manchi. Alessio. Help. Alessio nel frattempo sta diventando un attore, quindi poco Grazie parleremo di lui in all'esperienza dentro quei radio. bravi ragazzi. Esatto. Ha cambiato la sua vita. No, ma siamo un po' emozionati perché probabilmente è l'ultima puntata di Quei Bravi Ragazzi. Però siamo soddisfatti Sì, delle puntate molto. fatte. In realtà non è veramente finita perché il 12 giugno ci sarà uno speciale su Twin Peaks, quindi collegatevi. E in realtà poi, chi lo sa, magari non so, future reunion, futuri spazi, momenti in cui si potrà parlare di nuovo insieme. E questa è una puntata. Vogliamo chiudere in bellezza, meglio in bruttezza. La scorsa settimana è stata ospite qui Chiara Tognotti, andate a recuperare l'intervista che abbiamo Grazie, fatto con Chiara. lei. Grazie Chiara Tognotti. Invece quest'oggi ci occuperemo di film brutti. Brutti film che abbiamo detestato, perché basta parlare Basta, di film non belli. diamo mai Abbiamo abbastanza praticamente passato spazio. un anno e mezzo a parlare di film Film belli e belli. ci hanno odiato per questo. Esatto, quindi Certo. consigliare cose. Perché rappresentavamo l'eccellenza di Radio Eco attraverso l'eccellenza dell'arte cinematografica, ma e Esattamente. quindi i poteri forti ci hanno buttato giù. Ma noi vogliamo giocare il loro stesso gioco. Esatto, quindi scegliamo di fare una Sì. diretta sui film brutti e tra l'altro dobbiamo anche un po' restringere definizione di film brutto. Giusto. Esatto, perché appunto cosa intendiamo Paolo per film brutto? Quindi, cioè il criterio che abbiamo utilizzato per la scelta dei film brutti, non film volutamente trash. Sì, come dicevo anche Elena quando gli ho dato il compito questa mattina, perché noi le puntate le prepariamo con grande anticipo, e le ho detto, allora, non film volutamente trash, o film brutti perché hanno una pochezza produttiva, o insomma, Un film di abbastanza evidente, ma film contro cui andremmo in crociata, cioè, un film che cioè che odiamo. distrugge il cinema, l'essenza del cinema, cioè Come noi lo la amiamo, definizione cioè di cinema. proprio il cinema che noi odiamo. Esatto. E allora, vedere le liste di tutti e tre, mi sembra che Sono costante. ci siano, no, ci siano diverse categorie. Nessuno di noi ha scelto tre film uguali. No, No, è vero, assolutamente. Ce ne sono e tanti di film brutti. ce ne sono tanti di film brutti. Però ecco, ci sembra C'è che anche un po' di bilanciamento tra produzione italiana e esatto, brava. produzione estera. Esatto. E anche produzione in qualche modo popolare, Sì, più esatto, sì. popolare e più di in qualche modo di nicchia o autoriale, tra virgolette. Ovviamente è riuscita male. E allora, da chi e da cosa vogliamo partire? È uguale. Parto io? Prego. Vai. Sì, quanto ci diamo più o meno per ogni film? Ma allora io mi ricordo veramente poco dei film che ho scelto, Anch'io, quindi perfetto. tipo Quindi andiamo 2 minuti a scivolata. testa. Dai, perfetto, vai. Allora, Alle primo 19 abbiamo finito. film in Però concorso. chiedo solo di avere un Feed. partire. Sì, intanto sì, il feed dell'audio si sente Dell'audio. bene. E poi, no, niente, spargiamoli cronologicamente, No, per ragazzi, ma dire. scusate, ma cosa facciamo? Ma Ma la siamo sigla? matti. Oddio, sì, oddio. Mamma Alessio, Cioè, siamo per l'ultima niente senza di te, ci puntata. siamo persi, Questa, no, capisci? questa è Mi l'emozione. sagra. Questa Allora, è dopo l'emozione. la sigla, i nostri film brutti. Seguiteci ancora. Ma ragazzi, ma questa è veramente l'ultima volta che vediamo questa sigla? Che il mondo vede questa sigla? La penultima. Quando poi ci chiameranno tipo a domenica in tra 15-16 anni Esatto, per dire dicendoci da abbiamo dove un video avremmo per voi iniziato. e A quel punto dovremmo dare un sacco di soldi ad Alessio, perché Esatto. Che nel frattempo se sarà la sia, diventato un attore che non andrà a domenica in, ma sarà ospite Esatto, sarà Sundance Film sulla Festival croisette. quando noi saremo da Mara Venier o chi per lei. Esatto.
Allora, niente, partiamo. Partiamo, parte Marica. Partiamo. Vai, Marica. Il primo film in concorso per la bruttezza è Serenity, l'isola dell'inganno. È stata per questo film è stata colpa mia, per gli altri film non è stata colpa mia. L'hai girato tu? No, sono andata io, cioè non mi è stato consigliato, sì. Niente, è stato un momento di debolezza. Lo sapevi che stavi sbagliando. Esatto, lo sapevo che stavo sbagliando. Sono andata al cinema con i miei due coinquilini, Daniel e Diego, che saluto. Coinquilini non attuali, ma dell'altra abitazione. Ed è Serenity, l'isola dell'inganno, visto al cinema Odeon. Un film di Steven Knight, e tra l'altro leggevo una recensione di Gnola che diceva che è veramente incredibile come da un regista che ha contribuito al sapore del successo, che mi era piaciuto come film, poi anche a Locke, che è quello di... Sì, quello con Tom Hardy, che sta tutto il tempo in macchina, gira tutto il tempo in macchina, è andato a Venezia, e che ha anche scritto Peaky Blinders, e questa cosa non la sapevo. No, è proprio il creatore di Peaky Blinders. Lui è in grado di sceneggiatura. È una roba del genere, probabilmente non per Serenity, l'isola dell'inganno. Allora, il cast è questo. Non era un buon momento, no, della sua vita. Non era per niente un buon momento. Il cast è questo, c'è Matthew McConaughey. Che vedete in foto. Esatto. Mentre fuma la sigaretta, tipo sì, True Detective. Lui sempre consumato, sempre così, che interpreta questo ruolo del maschio così... virile, che in qualche modo virile, ma comunque fragile. Virile, fragile. Le turbulenze della vita lo hanno portato a dei momenti di, esatto, a dei momenti così, di sofferenza. Così. Scusami. Sì, ok. Così forti che praticamente, cioè lui è un marinaio su un'isola sull'isola di Plymouth nei Caraibi. E praticamente è ossessionato da questo tonno gigante, questo mega tonno. Cioè lui deve andare a cercare, cioè ossessionato, se non trova questo tonno e non uccide questo tonno che a quanto pare così devasta insomma le acque dell'isola, non è contento. Ma questo è un riferimento al grande racconto breve di James Joyce, no, era battuta, scusate. Non ho capito neanche io. Vuole fare un po' il Moby Dick, diciamo. Sì, esatto. Situazione. Esatto, sì, certo. Io parlavo del vecchio al mare. Ah, no. Niente. Oh, non è Hemingway. Sì, sì, ma infatti era una battuta, ma vabbè. Allora, Paolo, prenditi i tuoi minuti, tanto i miei minuti stanno scorrendo. Esatto, cioè, voglio dire, è tutto un sabotaggio. Esatto, vai, sì, mi sto sabotando. Allora, quindi, difficoltà del tonno giga, sì, che lui deve pescare. Ulteriore difficoltà, chi ci si mette a rompergli i cosiddetti attributi? Anne Hathaway, ex moglie. Che vedete sempre in foto. Esatto, che vedete sempre in foto. Ex moglie che lo raggiunge e gli dice, senti, tu mio ex marito, perché non salvi me e mio figlio dal patrigno violento, cioè mio figlio in realtà, nostro figlio, violento, ricco ma violento. Il patrigno. Sì, ok. E quindi lui dice, beh, perché no? Così, subito. Già che ci sono. Esatto, quindi... per un momento il problema del tonno si accantona e a un certo punto si congiunge con il problema del tonno, si ricongiunge a un punto proprio di snodo insieme a un omicidio che viene organizzato da lui a Hathaway per fare fuori il patrigno. Cioè subito così, non è che mi salvi della serie, mi porti via, lo denunciamo, no, lo facciamo fuori. Cosa succede? Succede che, ovviamente spoiler, cioè perché questi film non li dovete vedere, questo è il succo. Succede che fanno fuori questo riccone, e nel frattempo proprio la scena, quella che vuole essere più d'azione, anche che conclude un po' tutto, è una scena un po' turbolenta in cui l'omicidio coincide con anche l'arrivo di questo tonno. Nessuno poi gli credeva, tutti che gli davano il pazzo per questo tonno. Quindi tutto un po' un casino, a quanto pare il patrigno finisce là, qualcuno se lo mangia probabilmente. Cioè, due piccioni con una fava. Ma poi che cosa si scopre? In realtà il patrigno non è stato ucciso da Matthew McConaughey e la moglie, ma è stato ucciso dal figlio. Perché? Perché in realtà tutti loro si trovano all'interno di una realtà aumentata, cioè di un videogioco che il figlio ha creato,
E la cosa peggiore è che il film si conclude rivelando questa cosa attraverso i titoli del telegiornale. Io odio quando i film si concludono così, tipo ad esempio sono le 18, abbiamo appurato che, cioè viene narrata la vicenda, viene svelata la vicenda, il colpo di scena, no, che in realtà non è stato il tizio ad uccidere, cioè il tizio che pensavamo ad uccidere, sì, la persona, ma è stata un'altra, esatto, e vabbè. Anche Favolacce finisce con dei titoli di giornale, ma va bene, America Latina va bene, non va bene. Questo va ancora peggio, perché veramente è un escamotage terrificante. Poi questa cosa che il figlio crea la realtà aumentata, perché in realtà Matthew McConaughey non era un marinaio, cioè è marinaio nel videogioco creato dal figlio, cioè tutto ciò è un videogioco creato dal figlio. Matthew McConaughey dove era morto? Era morto in Iraq, perché è l'americano, il soldato, chiaro, andato in Iraq a immolarsi. Sì. Bene. E alla fine praticamente questi titoli di giornale dicono anche che il figlio verrà assolto perché insomma minorenne, quindi legittima difesa, ammazzato. Sì. E il figlio poi cosa fa all'ultimo, prima che arrivino tipo giornalisti, assistenti sociali, cambia il videogioco, perché questo è un genio, poi fa tutto, cioè, insomma fa di tutto, cambia il videogioco all'ultimo e crea un'altra isola in cui lui e il padre si rincontrano e si abbracciano. Qui c'è questo finale con un molo lunghissimo che dà sulle acque dove dovrebbe esserci questo tonno, non si sa, perché il tonno nel frattempo è andato non si sa dove, sulle canne, come si suol dire. Quindi c'è questa sequenza finale totalmente patetica, terrificante, e quando veramente lo schermo è diventato nero, io ho riso veramente tanto, ma cioè proprio ero scioccata da questa visione, perché la trama è tutta sbagliata. È un film che vuole essere serio, che comunque si fa delle promesse, vuole fare un po' vuole fare un po' tipo Interstellar, no? Quindi rapporto genitore figlio, facendo un sacco di capriole anche a livello, sì, delle immagini, ma questo escamotage del videogioco, della realtà parallela, è totalmente vecchio secondo me, e nulla, cioè è un film che veramente ho detestato con tutta me stessa, e che fa semplicemente ridere quando vorrebbe strapparti anche qualche lacrima. Ma no, cioè proprio no totale. Perfetto. Benissimo. Sì, perché comunque è stata abbastanza cattiva. Poi c'è questo tonno che veramente, cioè, non ce lo fanno mai vedere, punto uno, che uno dopo un po' lo vorrebbe anche vedere, questo mega tonno di cui, e poi si perde totalmente la faccenda. Mentre ne parlavi mi veniva in mente un sacco di altri film orrendi che ho visto nella mia vita, ma è che non mi venivano in mente stamani o in giornata. Ma Paolo, poi c'è l'utilizzo di questa, cioè della tecnologia in modo molto veramente non lo so, poco preciso, molto fantasioso. C'è questo ragazzo che tipo schiaccia su tutti i tasti e crea il video, cioè non sì, so, quelle rappresentazioni, certo, un po' grossolane, e per cui se tu invece devi fare una realtà parallela magari ti impegni un attimo di più, non lo so, anche sì, proprio a livello di come questo ragazzo fa questa cosa, cioè non lo so, invece crea un videogioco così si diverte, vabbè, gioca a Sims con il padre, gioca a Sims con il papà morto. Esatto. Una cosa terribile. Quindi io passerei la parola a uno di voi. Vai Paolo, il tuo? Vai. Allora, continuerei su i film che vorrebbero essere... Aspetta un attimo, scusami Marica. Che hanno delle pretese. Sì, esatto, vai, esatto, brava. Hanno brava. Delle pretese. Brava, sì, vabbè, diciamo così. Film che hanno delle pretese. Bravo. Allora, è uscito un film un paio di anni fa, che è andato anche a Cannes, forse in qualche sezione parallela, di un certo Matt Ross con Viggo Mortensen. Mm. E io non ci avevo dato particolare attenzione, perché forse già hanno usato il fumo, mm-hmm, ok? Diciamo il fumo che ci stava vendendo il regista. E, però un nostro amico, un nostro conoscente, che faceva filosofia con me, a un certo punto mi ha detto: no, devi vederlo, devi vederlo, devi vederlo, perché
Bellissimo film. Quindi colpa sua. Certo, certo. Bellissimo film che parla di della caverna di Platone. Vabbè, a parte che io non, diciamo che mi stanno sul cazzo i film attesi così. Poi soprattutto in cui i temi sono così buttati in faccia al spettatore ancora di più. E infatti, e in effetti, diciamo, a parte che non è proprio, cioè non è che sia proprio così mirato il, a fuoco il paragone. Ma questo film che si chiama Captain Fantastic è il classico certo. film che ti vuole insegnare qualcosa sulla vita. E una cosa che odio, una cosa che odio è quando qualcuno, okay, ti vuole insegnare qualcosa sulla vita, ok? Però è una persona, lo ascolti, va bene. E invece un film di 2 ore è ancora peggio, ok? È ancora peggio certo. perché l'arte di base non dovrebbe insegnare. È per questo che i film didattici e pedagogici sono il male assoluto. Paolo ha un'opinione forte su questo, come si vede. Sì, ma... ha un'opinione forte. E penso che siano, tanti i film di questo tipo, anche certo. più di quelli che la gente riesce a riconoscere, perché la gente perché le persone sono dei pecoroni. Diciamolo le cose come stanno, voi spettatori. Collega tutto. Quindi qua è il tuo microfono. Paolo non può più parlare perché è stato molestissimo. E niente, quindi... abbiamo preso controllo della puntata. Dunque, no, allora, di cosa parla Captain Fantastic? Sostanzialmente è la storia di una famiglia che vive al di fuori dagli schemi precostituiti e sostanzialmente vive in maniera seminomade, ma soprattutto in una sorta di comunità edenica al di fuori delle regole capitalistiche della società contemporanea. E, vive nella natura incontaminata, ovviamente siamo in America, ogni tanto deve fare una capatina fuori dal proprio villaggio. Dimmi. Vuoi mettere la foto? Ah sì, me l'ho dimenticato. Tanto allora, ha bisogno che qualcuno gli insegni come vivere, evidentemente. Esatto. Altrimenti non ci mettermelo la foto. Vabbè, dicevi che vive nel villaggio. E sostanzialmente vivono in questa specie di... Ok, l'ho persa, ma vabbè. Sono un po' controcorrente, diciamo. Esatto, allora. sono... L'hai visto, Elia? Mi è stato consigliato. Io l'ho visto, okay. Ma non l'ho visto, ce l'ho su una pannetta. Allora, effettivamente, come, come dice Paolo, è molto... Ah, quindi tu l'hai visto, Marica? Sì, l'ho visto, certo, c'è tanta retorica. Inizialmente non mi era dispiaciuto, però poi quello che appunto diceva prima Paolo, ce lo riconosco, cioè questo fatto di voler insegnare a tutti i costi qualcosa, dare una morale... Non lo so, alla fine poi si salva un pochino con la questione del giusto mezzo, che cioè perché prima Paolo appunto ha detto la famiglia che si distacca da tutti quei dalle sovrastrutture del capitalismo, eccetera. Cioè, poi alla fine in realtà sceglie una strada non poi così radicale. Quindi si salva un po' con questa cosa del giusto mezzo. Io non mi ricordo il finale, ma non mi ricordavo che fosse così. Sì, un pochino riconosce anche l'utilità di alcune cose. Cose di cui non riconosco. Quindi è una storia familiare un po' tipo alla Little Miss Sunshine, che c'è una famiglia stravagante. Sì, ma sì, però c'è proprio... è autoironica. Ma no, il film vuole essere un po' a metà tra Little Miss Sunshine e ovviamente Wes Anderson, però no, senza avere il contrasto tra immagini e emotività dei personaggi che ha Wes Anderson, e senza avere la leggerezza di Little Miss Sunshine. Anche perché, come appunto dicevi tu prima, non trovo l'immagine, la netta sensazione che ti debba insegnare qualcosa. Sì. E non lo so, io personalmente in genere preferisco che se proprio mi devi insegnare qualcosa, almeno sei davvero radicale, cioè porti questa la cosa fino in fondo. Invece poi alla fine cerca un po'. Sì, forse era paraculo anche il finale. Sì, esatto. Dove dici sì, vabbè, noi non è che vogliamo essere così radicali, però quindi inserirsi un po' al centro in un limbo. Ma quale voleva essere il messaggio del film? Il messaggio del film sicuramente è quello che, diciamo, anche un po' quello iniziale, quello per cui sostanzialmente i valori e i rapporti tra familiari, tra le persone in generale, si sono deteriorati, perché quelli della società sono paragonabili a logiche di mercato, di scambio. Esatto, perché la società contemporanea, la società in generale, ha sempre creato dei tabù e quindi non ha mai permesso agli individui di essere liberi fino in fondo, di fare quello che vogliono, di vivere
al massimo delle proprie possibilità, come direbbe qualcuno. Quindi insomma è tutto così ed è quindi piacevole la visione. Io non direi che la visione non è piacevole, cioè... Cioè, non quindi, e oltre a questo non è piacevole la visione? Oppure... Ciao Marco Marchetti 14, buonasera. Allora, vai Paolo. No, prego, la visione, allora, ovviamente dipende da quale tipo di approccio hai, se l'approccio è un pochino più scanzonato, ovviamente... Può essere un film no, certo, non godibile, secondo me, perché comunque non ha sto grande ritmo. Certo. Però non è Serenity l'isola dell'inganno. Cioè, se guardi Serenity l'isola dell'inganno, ti viene veramente una serie di ore della tua vita. No, però ecco, è un film che ha appunto la pretesa di avere una visione del mondo, ok? Ed inculcarla allo spettatore come se dovesse imboccarlo. E facendo anche sentire lo spettatore sempre dalla parte della ragione, perché è ovvio che poi la casalinga di Voghera dice però è proprio così che dovremmo vivere, liberi, no, da questo tutto quello che ci circonda. Sì. A parte smettiamo di tirare in ballo le casalinghe di Voghera, esatto, è una vita che... No, finiscono, ne hanno più le ragazze, ci dicono. Come? Ma a chi? Cioè, sono una persona. Mostrate i muscoli e ne hanno di più le ragazze. Ah, rispetto a me, sì, questo è indubbiamente. Ah, ma la trovo un'affermazione veramente squilibrata, perché non penso ci sia un muscolo nel mio corpo ormai da... Ma nel mio neanche. Quindi penso di non aver mai preteso. Mai preteso di avercelo. Non riuscivo a spostare un armadio in tre, probabilmente. Comunque, no, quello che volevo dire è che questo mi ha fatto venire in mente questo film mentre ne parlavate, quello che ha vinto l'Oscar. Che non è Coda Fratello Orso. Ah, sì, sì, ma sì. Coda Fratello Scoda. Che a me aveva. Cioè, non è che mi aveva infastidito, perché non mi aveva infastidito, però mi aveva allibito nella sua banalità, non so come dire, di anche qui di messaggio di. È un film per famiglie. Sì, esatto. La categoria è film per famiglie, che però non riesce mai. Cioè, non vuole mai provocare una riflessione fuori. Scusate, dagli schemi. Non so il banner. Cioè, non lo so, mi aveva dato questa impressione Coda quando l'avevo visto, ne abbiamo anche parlato nella scorsa stagione. È vero. E mi è venuto in mente mentre parlavi adesso di Captain Fantastic, perché non lo so, ho fatto un'associazione mentale simile. Sì, è un po' così. Contenuto simile. È un po' così. Ele, prego. Allora, no, stavo pensando che appunto adesso, quindi io collegandomi un attimino anche al fatto che sono comunque film entrambi americani, proseguirei con un film americano che abbiamo visto tutti e tre nella stessa splendida magica serata, che è Bussano alla porta. Non so il titolo. Knocked the door. No, sì, non volevo una traduzione sul momento. No, è quello proprio. È quello. Sì, sì. Però cercavo. Comunque, di Night Shyamalan. Knocked the cabin, giusto. Di l'iniziale prima me la sono pescata, forse è M. Night. Sì, M. Night Shyamalan. Shyamalan. Del 2023, quindi uscito proprio quest'anno, che abbiamo visto al cinema tutti e tre una sera di, non ricordo più, forse febbraio o gennaio, non so. E, devo appunto, la premessa è che era un film doppiato, quindi forse la mia visione è stata ulteriormente, diciamo, pregiudiziata, non so come dire, dal doppiaggio, che, come forse si sarà capito, mi infastidisce molto. Quindi di solito l'effetto di quando sento un film doppiato, che è sempre più scemo di quello che è poi in realtà, mi sembra sempre più scemo, e infatti mi è sembrato molto scemo. Però al di là della, diciamo, del doppiaggio, non lo so, appunto è un film che non è che avesse enormi pretese dal punto di vista dell'insegnare, almeno non credo, no. Però comunque voleva far scaturire delle riflessioni, secondo me, perché la storia appunto di questa coppia, che questa coppia di genitori con una bimba adottata, una coppia di genitori omosessuali con una bimba adottata, credo, no? Sì. Che vanno a fare una vacanza in mezzo al bosco e scelgono di richiudersi per un lungo periodo all'interno di questo chalet nel nulla. E a un certo punto, diciamo, perché no, arriva la presenza di quattro, diciamo, personaggi variegati, molto diversi l'uno dall'altra, che bussano alla loro porta e chiedono di entrare, e fondamentalmente poi li sequestrano, cioè li tengono sotto sequestro, tengono la famiglia sotto sequestro, e li mettono di fronte alla scelta di sacrificare uno di loro.
E io sono... Altrimenti. Esatto, altrimenti, perché poi qui diciamo che forse anche il più, diciamo, naif degli spettatori capirebbe che sono, cioè, che c'è un'associazione immediata ai quattro cavalieri dell'apocalisse, che dovrebbero essere questi improbabili soggetti, che poi gli americani sono fissati con i quattro cavalieri, non è possibile, cioè io basta, è vero. Io sono allibita tutte le volte che tornano fuori i quattro cavalieri dell'apocalisse, è tutto una metafora americana, vorrei veramente basta, facciamola finita, cancellare quella parte della Bibbia, perché non è veramente possibile. Insomma, comunque loro che hanno questo trigger dell'apocalisse, insomma, sono i quattro cavalieri dell'apocalisse che chiedono di fare una scelta, perché ogni tot, tipo ogni mese, bisogna sacrificare qualcuno, se no c'è l'apocalisse. E quindi ovviamente tutte le classiche dinamiche del film simile, diciamo apocalittico, ma che vuole essere anche appunto che riduce tutta la scelta del singolo, per cui accendevano il telegiornale per convincerli a scegliere, facevano vedere nel frattempo grazie improbabili telegiornali in cui i cameraman venivano spinti in mezzo all'oceano durante lo tsunami per far vedere appunto, cioè anche qui la sicurezza dei lavoratori dello spettacolo, sì, e, del, sì, morire, e del telegiornalismo, ma così, quindi voragini che si aprono, le locuste, la carestia, lo tsunami, tutta una serie appunto di catastrofi naturali che poi non siamo nemmeno tanto lontani dalla realtà. Esatto. E quindi cioè senza tutto il bisogno di fare tutto, esatto, scegli uno e muore uno di noi, altrimenti le catastrofi, esatto, accadono, cioè accadono. Come sempre hanno gli americani una, diciamo, pretesa che tutto quello che riguarda il destino dell'umanità poi accada nella provincia americana o a volte nella metropoli, molto più spesso nella metropoli, ma spesso anche in provincia. E quindi così, un film che è veramente un furto di due ore della vostra vita e che io non vedevo l'ora che finisse, speravo che finisse con un omicidio brutale di uno dei protagonisti. Anch'io. Perché non vedevo l'ora di far finire questa pagliacciata. Questa perché mio poi, tra l'altro, uno dei due muore, mi fa, alla fine. Sì, perché sì. Scelgono uno dei due. Però, no, ma cosa dici? È certo. Perché la sì. Se ne vanno via tutti e tre in macchina. No, vanno via tutti e due in macchina. Ma no, ma nessuno uccide nessun altro. No, è un suicidio, però. Il discorso allora, è che loro... abbiamo la prova che questo è un film molto bello, perché Paolo non se lo ricorda. Io non mi ricordo più. Allora, cioè, questo diciamo che è vero. Lasciamo cadere questa affermazione. Esatto. No, più che altro il discorso è che diciamo che tutto si gioca attorno alla scelta, no? A un certo punto è il sacrificio, perché infatti questi quattro cavalieri si uccidono poi di fronte alla coppia, perché uno dopo l'altro. Esatto, il sacrificio impedisce, esatto, un'altra disgrazia di avvenire. E quindi fondamentalmente il film termina che uno dei due genitori si sacrifica, perché a un certo punto vede la luce, sente di poterlo fare e sente che è giusto così, e quindi si sacrifica e si va a suicidare in una casetta sull'albero mentre c'è il diluvio praticamente del Noè 2.0 fuori dallo chalet. Oddio. Diciamo più. Allora, la cosa che io noto di questi film... Uno uccide l'altro, forse. No, però è strana la scena, perché hanno una pistola, però poi è un po' un omicidio-suicidio, nel senso che lui aiuta l'altro a morire, è una cosa un po' particolare. Okay, e poi vanno via, diciamo, l'altro papà va via con la bambina e tutto. E anche lì c'è un finale squallidissimo, tipo in un diner, non so, una cosa del genere. E comunque, appunto, io riflettevo che questi film, diciamo, è un po' il genere del film, un po' come l'hanno poi effettivamente sistemato in questo caso, aveva anche tutta questa pretesa documentale, per cui nel mentre che loro devono scegliere intervengono queste ispezioni di realtà che dovrebbero aiutarli a scegliere, però voglio dire, se la tensione deve essere psicologica non c'è nemmeno tutto questo bisogno, cioè lì si intravede anche un po' la pochezza, secondo me, del lavoro, cioè nel momento in cui ci sono film di enorme tensione che non hanno pretesti continui. Questo è un film che finisca, esatto, e basta. Cioè, io c'è lì c'è il bisogno di far vedere. Anche tra l'altro, non soltanto pezzi di realtà, ma pezzi della vita dei due. Sì. Che sono. Sì, sì, sì. Cioè, come a dare una caratterizzazione psicologica ai personaggi che non ne ha, cioè non ne hanno. Non ne hanno. E non ha senso nemmeno. Ed è basata, tra virgolette, soltanto sul. Sul senso di persecuzione che loro hanno, esatto, nei confronti di persone del passato che li hanno discriminati, il tema dell'omosessualità, il tema, esatto, della scelta di adottare un bambino, insomma tutta una serie di cose. Ma andiamo avanti, il prossimo film
Il prossimo film. Quale vogliamo allora, fare? Quale vogliamo fare? Vado, io mi collego a Captain Fantastic, Mare, perché siamo un po' in territorio simile, ed è Capri Revolution. Ah, ecco. Allora, non me ne voglia a Martone, nel 2018 ha presentato Capri Revolution al Festival del Cinema, e anche qui ci troviamo un po' in contesto. Quale Festival del Cinema? Scusa, Festival del Cinema di Venezia, ecco. Scusate. Se no, c'è una figuraccia. Figuraccia, esatto. E niente, e Martone che cosa ci gira? Ci gira una storia, tra l'altro, tratta da una vicenda veramente accaduta, quindi una comune ricreata sull'isola di Capri prima della Prima Guerra Mondiale, sì, nel 1914. E cosa succede? Succede che c'è questa Lucia, mm-hmm, protagonista, guardiana di Capri, mm-hmm, molto povera, analfabeta, che insomma si avvicina a questa comunità, è incuriosita, è attratta dal modo in cui questa comunità vive, chiaramente all'insegna della libertà, della piena espressione di se stessi, comunità completamente vegetariana, nudista, insomma una libertà che lei non ha mai assaporato, e anzi che la sua famiglia lì, cioè a cui, per cui appunto la sua famiglia si trova all'estremo opposto, e lei appunto si avvicina a questa comunità qui. Il problema del film è la noia, veramente la lentezza più totale, che c'è, perché si perde in riprese di questi spazi sconfinati, che in realtà sono anche un po' ritoccati, forse un po' troppo ritoccati dal punto di vista della fotografia, quindi trovi di fronte a queste radure abbaglianti, mm-hmm, che dovrebbero stare a Capri ma non si sa, in cui hanno luogo questi riti propiziatori, questa comunità insomma che vive, sono tutti pittori o sì, curano attraverso un po' radical, diciamo. Molto radical, esatto. E lei ma chic, radical Capri, esatto, radical Capri, radical Capri. E lei si avvicina un po' a questo capo della comunità, che è un pittore, però cioè, è veramente uno dei personaggi più stereotipati che abbia mai visto all'interno di un film, cioè totalmente lo stereotipo di una persona che può vivere all'interno di una comunità, quindi di una comunità. Detto, infatti ho perso a San Patrignano, ma ora esatto, torniamo a Capri, no, di una comune. E secondo me questo svilisce molto, mm-hmm, il messaggio che vuole dare il film, che è un po' quello della libertà, dell'espressione di sé, che magari vuole dare anche Captain Fantastic, dei valori, sì, dei rapporti tra le persone. Questo è simile, però secondo me la caratterizzazione è veramente povera e molto stereotipata dei diversi personaggi, cioè, ci sono proprio due poli, uh-huh, e quindi la famiglia conservatrice, uh-huh, e la comune invece totalmente accogliente, eccetera. Che ovviamente due estremi, l'estremità delle due cose è utile per creare, certo, poi il conflitto che noi vediamo sullo schermo, però è veramente troppo, secondo me, troppo grossolana. E veramente il ritmo del film è snervante, il film poi è particolarmente, cioè ci sono o lunghissimi silenzi, mm-hmm, o dei dialoghi totalmente artefatti, cioè sembra che parli un libro al posto dei personaggi, quindi mi ha totalmente annoiata. Questa è colpa di Paolo, perché se il primo è stata colpa mia, grazie, sono andata al cinema, Paolo mi ha detto no, ma perché non vedi Capri Evolution, è bello. Non è vero, ma non sì, era no, piaciuto neanche Paolo, a me. No, no, allora andate a vedere il Letterboxd di Paolo, ci ha messo sicuramente 3 stelle. Non è vero, forse 2.5. E niente, poi in realtà anche un po', anche qui c'è sempre una scelta, cioè è un film che trovo un po' disonesto, perché come Captain Fantastic si vuole porre nel mezzo di questi due estremi, cioè la protagonista alla fine non fa la scelta radicale di vivere all'interno di questa comune, ma dice, perché poi cosa succede? C'è scoppia la Prima Guerra Mondiale, chiamata, certo, alle armi, e lei inizia ad avvertire anche un po' delle contraddizioni che sono all'interno di questa comune, uh-huh, che con l'arrivo della guerra abbandona alcuni degli ideali che aveva, insomma non è più un po' quello che credeva, e lei decide di
distanziarsi e dire no, io formo un altro polo, sono libera per conto mio. Il terzo polo. Che ci sta, però non lo so, mi sembra totalmente... No, guarda, Paolo è... Ma oggi è ingestibile, cioè veramente, guarda, poi ti vai a rivedere all'inizio si sfoga perché parlando si sfoga, di film brutti, ma no, un attimo a bada, quindi veramente, proprio okay. Una stella. Però è un film d'autore. Ma poi tra l'altro c'è un momento in cui tra l'altro ci sono anche questi due personaggi che si mettono a fare dei discorsi estremamente filosofici. Sì, allora c'è restituiscono in parole quello che vorrebbero, forse quello che Martone dovrebbe dire in immagine, se no sarebbe stato un bel film. Esatto, cioè c'è questo, c'è cioè, il tipo, perché praticamente anche qui, no? Cioè ci sono due mondi contrapposti, ci sono anche due amori che si contrappongono, perché lei è un po' nel mezzo tra il tipo capo della comune e il medico di famiglia che salva il padre. Che invece insomma non vede di buon occhio il mondo che lei sta vivendo, ma è comunque attratto dalla libertà che lei esprime, dal fatto che lei sia una ragazza diversa dalle altre. Quindi lei è un po' combattuta tra questi due amori qui. A un certo punto questi due si scontrano, cioè c'è tipo un duello, non per lei, ma un duello su, penso proprio, l'argomento della guerra. Sì, veramente troppo, cioè estremamente teatrale e estremamente retorico da entrambe le parti, insomma cerca di dirti qualcosa, ma alla fine nessuno dei due contendenti, diciamo, riesce a prevalere, quindi cade completamente tutto in questo film che è completamente una nebbia di paesaggi, di queste che camminano in questi prati per fare i riti, questo che dipinge al suono del monodimensionale. No, veramente totalmente alienante e noioso. Mm-hmm. Bene. E Paolo, come ti ricolleghi a questo? Cioè che film? Mi devo collegarmi in qualche modo? No, per sapere di che film ci parli. Sta attenta. Oggi è veramente... Allora... C'è acqua, eh. Vado sul secondo film... No, è il primo, ma cosa sto dicendo? Anche perché è l'unico che ho scelto. Sono tre film, ok? Ho scelto uno italiano. Ah, quindi bene. Mi ricollego col fatto che sto scegliendo un film italiano. Va bene. Il film che ho scelto è... Fuori. Ho ucciso Napoleone. Allora, il contesto è anche un contesto abbastanza significativo. Ero una persona giovane, okay? Ancora un po' con delle illusa. Era il 2017 ed era il primo anno, o il 2016, il primo anno che facevo il Cineforum, cioè più che altro che andavo in una cosa che si chiamava Cineforum, al Cinema Italia di Sarzana, con la mia tesserina, ok? A vedere i film che mi venivano proposti da persone a... Paolo, stai attento, ok? Stai attento a ciò che dici, va benissimo? No? Non stavi dicendo niente di cattivo, nessuno? Persone con un po' di sale in zucca, che anche di senso critico, cioè che sapevano scegliere un film decente. Marica, ma cosa stai... No, perché anche lo vedo malissimo io. Ma come ti permetti? Censurato in diretta. Ma cosa pensi di... No, sostanzialmente è stato uno dei primi film che ho visto al Cineforum. Ed è un film veramente orribile, proprio orribile. Allora, questo è un po'... ho un po' barato perché questo è un po' trash, ok? E vuole anche esserlo, forse. Però è veramente troppo brutto. Allora, la storia è Giorgia Farina, la regista. La storia è quella di questa persona qua, Michele Ramazzotti, la persona più sopravvalutata nella storia del cinema italiano, ma di tutti i tempi, forse del cinema mondiale. È l'ultima puntata e voglio sbottonarmi. Qualsiasi film con Michele Ramazzotti è il film peggiore che voi potrete vedere. Pesante. Michela, quando saremo amici? Però ti potrei fare un appunto su questo. Perché Michele Ramazzotti fa anche una parte in Tutta la vita davanti. Secondo me è un bel film, obiettivamente. Come si chiama? Virzì. Non lo so.
non so, anche Virzì, vabbè, lasciamo stare. Va bene, andiamo oltre, per favore, Paolo. Che... sostanzialmente è la storia di questa, di questa manager di una casa farmaceutica, Michela Ramazzotti, che è sprezzante, che è molto presuntuosa, una persona, una donna di successo che è diventata di successo perché si è indurita negli anni, perché il suo carattere è ormai il carattere di una specie di crudelia, ok? Ho ucciso Napoleone, il titolo, vedete anche questo pesciolino rosso. Forse questa è la fine, ma che è un altro pesciolino. Poi, oddio mio, perché mi sono ricordato della fine? Comunque, il titolo viene dal fatto che la bambina vicina di casa di questa manager gli lascia un pesciolino. E lei lo uccide. All'inizio del film, e lei uccide. E da questo tu dovresti capire che è senza scrupoli. Ma cosa succede? Che sostanzialmente, nel giro di un giorno, la sua vita cambia. Cioè, viene stravolta dal fatto che viene licenziata e rimane incinta, se non sbaglio, se non mi ricordo male, del suo capo. Ah. Okay. Il pesce sarebbe stato un film incredibile. Esatto. Che è il figlio di Giannini, di Adriano Giannini, sì, forse, se non sbaglio. Paride nel film. Lui cerca conforto in uno degli altri, di questa, diciamo, del... Lei, la manager? Sì, Michele Razzotti, in uno del consiglio di amministrazione della casa farmaceutica, no? Che è Libero De Rienzo. Ah, Libero De Rienzo. E, diciamo, il compianto Libero De Rienzo, che qui io ho scelto questo film per ricordarlo, perché ha un'interpretazione estremamente schizofrenica di un personaggio schizofrenico, ma sì, non perché, diciamo, è anche affetto nel film questo personaggio della schizofrenia, sì, cioè ha una patologia, ok? Ma è scritto talmente male che a un certo punto lui dovrebbe essere il buono, okay, della storia, che la accoglie, le dà una casa, i due si sposano, cioè stanno quasi per, si promettono di sposarsi, e lui cerca anche di riammetterla all'interno di questa azienda, se non che si scopre che in realtà lui è il cattivo della storia, che ha architettato tutto, che ha votato per il suo licenziamento, che in realtà i furti in azienda sono a causa sua e non di Paride, Adriano Giannini, che è stato a sua volta poi licenziato, ok? Quindi tutto quello che è successo nel film è stato ordito da questo personaggio, da questo demone assoluto che è Libero De Rienzo nel film, che dal minuto, cioè a un certo punto, in un minuto cambia, cioè il suo presagio cambia, non ha alcun processo di cambiamento, di trasformazione. È solo giustificato dal fatto che dovrebbe essere schizofrenico. A un certo punto è il cattivo, sì, esatto, c'è questo plot twist incredibile. In effetti tu non te l'aspetti, ma non avresti mai voluto aspettartelo, cioè è una cosa che non è nell'ordine delle cose e tu vorresti bucarti gli occhi, sì, di fronte all'interpretazione di queste attrici, di questi attori. Uno è proprio, sai quando si dice col gergo critico vecchio ormai di 50 anni, in stato di grazia, proprio l'opposto, cioè stato l'opposto dello stato di grazia, no, di non grazia. E poi ci conclude che sostanzialmente lei si accasa con questo Paride, questo appunto Adriano, che poi entrambi vengono in qualche modo riabilitati nella casa farmaceutica. Libero De Rienzo viene sgamato, viene buttato fuori dall'azienda, ma il film si conclude, attenzione, lui a Parigi e inizia la sua scalata cercando di raggirare un'altra povera ragazza. Quindi in realtà il protagonista dovrebbe essere scalata per dove? Scalata verso un'altra azienda, tipo, un'altra società, ma non quindi... so. Cioè sarebbe lui, cioè scalata sociale, la genesi di un cattivo, quindi no? Cioè sì, è tipo Joker. Tipo Joker, sì. Esatto, quindi in realtà il protagonista è lui. Ma scusa, tipo Joker, ma meno banale. Ma ho ucciso Napoleone. No. Ho ucciso Napoleone. Napoleone perché? È il pesce. Sì, sì, ma dico Marica, ma non siete attenta. No, è marginale questo. Sì, sì, no, sì, però, dovrebbe cioè, essere. Poi guarda la fine con questa boccia no, in mano. No, allora alla fine. No, aspetta, alla fine, perché è importante il pesce che abbiamo visto prima, che ora vi rimetto. Questo faremo qua le 9 comunque. Sì, sì, sì. Andiamo avanti con questo tenore. Questo dovrebbe essere forse, perché all'inizio lei ha anche un look molto più aggressivo. Vabbè, certo, questo è tipico. Business woman, esatto. Alto nero. Esatto, poi
Poi invece questo dovrebbe essere un pesciolino che qualcuno le regala e di cui lei poi si prenderà cura, perché certo, è finalmente guarita, è cambiata dentro. Certo. Comunque, incredibile, quanti film mi vengono in mente mentre voi parlate. In questo mentre ti raccontai, Paolo, mi è venuto in mente Santa Marinella, Santa Maradona, che è un bel, sì, sì, è un bel film, sicuramente meglio di questo, sicuramente, dove però era l'interpretazione di Libero di Rienzo che mi aveva fatto un sacco piacere, diciamo, lui, perché bravo, nel complesso dai, è un film che non rivedrei sinceramente, ma lui è, mi aveva fatto molto ridere. E, ma lui è un bravo attore, dai. Era un bravissimo attore. E Vicini di casa, che è un film con Gian Brandi, Elio Germano e Valerio Mastandrea, che Elio penso Germano, che in, il abbiamo, trio più improbabile, abbiamo visto in Italia in 5 persone, cioè appunto i tre attori che ho nominato, io e il regista, il cugino e il regista, probabilmente se non il cugino tipo, esatto, Anna di Gianni Morandi ha visto il film e basta. E, Vicini di casa, un film, film di Anna, un film obiettivamente terribile che mi ha ricordato per i plot twist quello che stavi raccontando, Paolo. Allora io andrei avanti perché sennò finiamo veramente velocemente, però a invece Martone per un altro film d'autore italiano che dovrebbe essere un film, almeno probabilmente l'ho anche stato, cioè a parte sto parlando di Marcel di Jasmine Trinca, che è uscito l'anno scorso e che era recentemente, cioè che era recentemente, no, che era in concorso ai David Donatello. Sì, candidato come opera prima esordiente, sì, di un esordiente, che è Jasmine Trinca, appunto, che è un'attrice molto brava, in questo caso regista, che conferma un po', diciamo, la secondo, almeno per me conferma quanto Niola dice sugli attori che guarda, ci ho litigato una mattina con le persone dicendo questa cosa, perché quel film era l'emblema di quello che dice Niola nel libro. Noi siamo bimbi di Niola. Noi siamo bimbi di Niola a questo punto, evidentemente. Esatto, sì, lo siamo. Senza saperlo forse anche. Lo siamo, sì. Che mi ha un po' ricordato anche quello che è successo con l'esordio di Valerio Mastandrea alla regia, che era Ride del 2019 o 2018, non ricordo 19, più. Sì. Però tra i due devo dire che avevo preferito Ride, perché questo Marcel di Jasmine Trinca è un film che io ho visto tra l'altro qua a Pisa all'Arsenale, assieme alla mia amica Veronica che lavora all'Arsenale, quindi un film che per quanto mi riguarda è un sequestro, cioè io non ricordo la durata, l'ho percepito come molto lungo, ho dormito una decina di minuti in fondo perché non ce la facevo più, ero devastata dalla visione ed ho avuto proprio l'impressione che fosse uno di quelle, diciamo, uno di quei film frutto di una mente che non so come dire, non si fa scrupoli a sottoporre agli spettatori non c'è nessun rispetto, almeno per come la vedo io, dello spettatore, se non per questa specie di codice che è il codice dello spettatore di nicchia, che dovrebbe essere pronto a vedere tutto e sottoposto, diciamo, essere sottoposto a qualunque servizio e tortura. Allora lì Marcel è perfetto, almeno per come la vedo io, perché è un film lungo, o che io ho percepito molto lungo, ma non so effettivamente quanto sia lungo, non me lo ricordo, che non è assolutamente visibile, cioè non so come dire, è un film che non ti aiuta ad essere visto in nessun modo. Cos'è che... Allora, la storia è quella di una, sostanzialmente, bravo, di una madre, sì, che è Alba Rohrwacher, e soprattutto di una figlia, cioè di rapporto madre-figlia, sì, in un luogo imprecisato, poi in realtà ha girato la Garbatella, se non sbaglio. Sì, periferia romana, però diciamo, non è guardata con un occhio documentale, è semplicemente uno scenario, un luogo dove il film, sì, viene girato, dove appunto diciamo la vicenda principale è questa: la madre è fuori di testa ed è un personaggio eccentrico, una teatrante, un'artista di strada. C'è tutto un richiamo, sì, agli artisti di strada, al circo, a un immaginario appunto di inizio Novecento. E la figlia è disperata per l'attenzione della madre, nel senso che non ne riceve mai, è una situazione da servizi sociali, questa nessuno le fa da mangiare, non si sa, deve assistere alle crisi della madre continuamente, una situazione di degrado, per come l'ho vissuta io almeno, di degrado assoluto, però che non vuole enfatizzare, cioè che nella, almeno io l'ho percepita così, nel degrado obiettivo, però vuole enfatizzare un lato magico quasi... Sì. Un po' di realismo magico in cui questa bambina vive, e poi diciamo che
Marcel è il titolo, è il nome del cagnolino, che è l'amore della madre fondamentalmente, che è il figlio che lei non ha evidentemente, cioè riceve tutte le attenzioni della madre, che è il barofante. Ed è anche parte integrante dello spettacolo che lei porta in esatto. scena. Tutte le volte che si esibisce in questo quartiere, di fronte a tra l'altro pochissime persone, se non nessuno, e Marcella a un certo punto scappa. Oh, meno male. Infatti, perché scappa, che è furbo, il cane scappa, e ci sono poi una serie di sviluppi dietro, diciamo, alla rincorsa di Marcella in fuga. E, no, io veramente penso che è un film terribile per quanto cioè, mi riguarda. Va visto per capire. E che ha delle pretese, non di insegnare assolutamente, però ha una pretesa artistica dietro. Cioè, sì, viene sì. girato con un'intenzione, e si vede, cioè la telecamera è parlante in questo senso. Ora non so, non entro nel tecnicismo, anche perché non sono in grado, ma però mi rendo conto no, che c'è una pretesa dietro, anche nel caratterizzare il personaggio in modo così particolare. Però il risultato finale è terribile, secondo me. Sì, secondo me gira. Allora, il grande problema del film è che è girato da una persona che esattamente come noi non facciamo le visite. Certo, no, non fa le professioni. Quindi non ha gavetta, non ha esperienza, e si vede perché nei luoghi, nei personaggi, diciamo, sono veramente raffigurati. Cioè, non c'è senso né del ritmo né dello spazio né del tempo. No, interni al film. Quindi. Proprio una questione, secondo me, di rappresentazione che è totalmente mancante. Al di là della trama di per sé potrebbe essere interessante, la trama di per sé. Che è la trama di una madre disfunzionale, della bellezza che c'è nella diversità, di essere anche dei genitori assolutamente... Psichiatrici, ma sì, a seconda di come tu la rendi potrebbe essere pure interessante, magari anche un po' autoironica, non lo so, la butto lì. Invece c'è una pesantezza e una... totale mancanza di autoironia, anche che vabbè è una scelta, naturalmente ci sta, però appunto è un film pesante ed è un film che vuole fare subito la regista, hai un po' quella percezione lì, soprattutto gioca sul diciamo, sbatte un po' in faccia allo spettatore molti simboli. Sì. Vuole essere metaforico, quindi vuole essere molto metaforica, però è veramente pesante, secondo me il risultato terribile. Ma facciamo l'ultimo giro, per sì. Vai, allora prego. Io sarò breve. Abbiamo un minuto a film. Mi sono tenuta in fondo il film più anch'io più brutto, anch'io. No, si può guardare. Allora, io sto parlando di L'esigenza di unirmi ogni volta con te, che già intitolare un film in questa maniera è una cosa folle. No, è veramente un delitto. È un film del 2015 di Tonino Zangardi, tratto da un romanzo che lui stesso ha scritto, e anche qui, cioè, voglio dire, nessuno gli ha detto ma guarda che forse non è una buona idea trarre dal tuo romanzo un film, un romanzo intitolato in questo modo, oltretutto. Vabbè, allora, intanto che abbiamo, e qui già il cast, a parte vabbè Claudia Gerini, certo. Comunque no, è mal su, cioè non è supportata da una recitazione, cioè dal coprotagonista in questione, che è Marco Bocci, ok? Ce lo ricordiamo? Carabinieri? No, no. Personalmente no. Canale 5 comunque, vabbè, ho mai visto un po' di fiction quella. E guardavo solo, come si chiama, quello con la Pandolfi, quello era bellissimo. Nelle edizioni successive è andato anche un po', ha fatto qualche distretto di polizia, Madonna. Ha fatto qualche puntata anche quello, Marco Bocci. Comunque niente, la storia è questa. Allora, Marco Bocci è Leonardo, Claudia Gerini è Giuliana che vita ha. È una cassiera stanca della sua vita, ma soprattutto stanca di suo marito, che ha questo accento francese insopportabile, è tipo al vertice di una compagnia che crea fotovoltaici, e comunque non vuole mai fare l'amore con lei, sta sempre al computer, cioè su questo aspetto ci rimarcano fin dall'inizio del film, e tu capisci sì. E questa da che punto è insoddisfatta, l'esigenza di unirmi ogni volta con te. Cosa succede? Succede che, allora, perché questi due si incontrano? Leonardo, che è Marco Bocci, fa il poliziotto, cioè fa la guardia al supermercato dove sta lei. Sguardini, cose. Ma perché questi due si incontrano, perché questi due sfoghino tutto il sesso represso, perché poi tra l'altro lui ha questa ferita interna, questo trauma interno, perché la moglie l'ha tradito col fratello. Ecco. Quindi lui totalmente disturbato da quel punto di vista lì.
lei si sta mettendo repressa e quindi però cosa, cioè queste cose non bastano per farli guardare, dici vabbè saltano addosso, no, succede che c'è una rapina all'interno del supermercato in cui lei è coinvolta e lui interviene, costretto a intervenire, quindi la salva, iniziano a uscire insieme e a intraprendere questa storia clandestina per quanto riguarda lei. Succede? Ah sì, perfetto, nuovo pubblico, ciao. E niente, quindi questa storia clandestina dove vediamo Marco Bocci, Claudia Gerini che si incontrano così, poi tra l'altro uno dice vabbè l'esigenza di ogni volta con te, vedrò del buon sesso, nemmeno quello, cioè nel senso ti fanno nemmeno, dici vabbè guarda delle belle scene di sesso, no, neanche quelle. E cosa succede poi? Una roba veramente assurda, tra l'altro loro due recitano veramente al limite del ridicolo anche nelle scene più di tensione, no? Per cui a te viene quasi a ridere. Vabbè. Questo soprattutto per il marito di lei, perché c'è a un certo punto c'è un momento in cui lei dice no, basta, io mi voglio togliere da questa vita piatta, voglio vivere la mia vita con Leonardo, il poliziotto del supermercato, Leo. Marco Bocci, e dice no, basta, ora dico a mio marito così. E lui, vabbè, recita da cani, quindi ti viene anche a ridere, c'è cioè questo confronto verbale in cui lui è scopre un uomo violento, piatto come non mai, poi a un certo punto smatte e dice ah, perfetto, no, io ti voglio ammazzare perché tu vuoi andare con un altro uomo. Quindi tenta tipo di ammazzarla, lei prende un coltello e un pugnale e lo colpisce alla pancia. Lui muore, tipo dissanguato a casa. Quindi lei non sa più cosa fare, va da Marco Bocci e dice guarda sono disperata, io vorrei, cioè mi voglio costituire, la mia vita non ha più senso. E lui, il poliziotto, le dice no, fuggiamo. Vabbè, quindi vabbè, loro è un grande amore, è un grande amore. Loro architettano questa, cioè ma si fanno veramente un mucchio di problemi veramente, cioè per niente, fino ad arrivare a questo punto di rottura in cui lei uccide il marito, che tu dici ah, porca miseria, già, cioè lei lo doveva sopportare prima che non faceva niente, ma questo ora esatto, la non era stato il migliore di divorzio, esatto. Diciamo no. E poi c'è un finale veramente pietoso, un po' Thelma e Louise, in cui non si capisce se loro scappano, riescono a scappare o se verranno presi dai colleghi di lui a questo punto, ed è veramente squallido, è squallido soprattutto per la recitazione di Marco Bocci, che veramente fa il belloccio della situazione, ma non è capace di tenere una battuta. Poi un po' allora vuole essere un road movie, no? Perché poi questi due verso la fine scappano, fanno delle tappe così e poi finisce dissolvendo, cioè loro vanno, non si sa, come ho detto prima. Vuole essere un road movie un po' mezzo noir, così lei che uccide lui, film romantico, ma in realtà è la trama di un romanzo dell'Harmony, ok? Senza che senza offendere il romanzo dell'Harmony, Tonino Zangari, senza offendere il romanzo dell'Harmony, che hanno senso di esistere, ok? E probabilmente in quelli leggi delle buone scene di sesso. Non lo so, ma lo stai dicendo, Marika, confessa i tuoi peccati. No, no, non li ho mai letti, però però sanno anche fatti bene. Cioè, esatto, sì, questo film, sicuramente no, perché questo film appunto ha delle pretese di essere quello che poi non è, e quindi il confronto veramente non regge. Ho capito. Quindi è totalmente male. Da non vedere. Paolo? Vai. Il tuo sì, film? Vai, allora, al volo con di film. Allora, quando ero in terza media, andavo con Lorenzo Giovanni, insomma, Elena la conosce. Anzi, tutto il mondo è paese. Ciao Lorenzo, ciao Giovanni. Ci sono Sebastian anche. Sebastian. Al Moderno a vedere. È un cinema. Film al Moderno del cinema Sarzana. Dei film orrendi. Certo. Però in alcuni ti ci divertivi. Ad esempio, il remake di Karate Kid, quello col figlio di Will Smith. Bombissima quello. Ma a un certo punto vedemmo, ero comunque abbastanza piccolo, qualcosina già iniziamo a vedere magari in TV con mio padre, mi faceva vedere, insomma. Io sono una persona che si è appassionata al cinema molto tardi, quindi forse
a inizio del liceo, tardi quindi tipo 35-40 anni più o meno. È il tardi, no, di rispetto ai, sai, i racconti di quelli che dicono: oh, Paolo, io a 7 anni ho visto. Sì, scusate. Comunque, niente. Allora, andiamo al cinema e a vedere questo film di questo regista Zack Snyder, che avevamo visto 300, ci eravamo casati in seconda media. Certo. Andiamo a vedere Sucker Punch. Ah. Okay. Questo film che è veramente il male assoluto. Perché? Allora, dovrebbe essere la storia di un ospedale, di un manicomio, un ospedale psichiatrico nell'America degli anni 50, se non sbaglio, una cosa del genere. Sostanzialmente è il film ambientato in un paio di giorni che intercorrono tra il momento in cui la protagonista viene rinchiusa e il momento in cui viene effettuata la lobotomia. E in questo periodo di tempo dice Deborah. Deborah è rimasta molto delusa, Marika, perché voleva che tu portassi su questa piattaforma il potere del cane, ma avevo paura di tutto il peggio che si può dire del potere del cane. È rimasta delusissima. Guarda, poi ti allungo la recensione. Comunque, scusate, in questo periodo di tempo sostanzialmente la protagonista ha dei flash, ok, mentali, in cui lei, insieme alle sue compagne di manicomio, che nel frattempo stanno architettando una fuga, ok, che sono le protagoniste che vedete qui, tra cui anche la grandissima Gina Malone e c'è Vanessa Hudgens, se non sbaglio, sostanzialmente si immagina, ok, si immagina con questi trip mentali che ha, ovviamente legati alla situazione psicofisica in cui si trova, si immagina di viaggiare nel tempo, ok, e di avere delle di effettuare delle avventure con le proprie compagne di estrema azione, e quindi va tipo nel Giappone dei samurai, va durante la prima guerra mondiale, ma è tutto estremamente anche legato a un contesto appunto di fantasia, anche all'interno del tempo, del luogo in cui le ragazze si trovano. E quindi durante la prima guerra mondiale però c'è tutto anche un côté cyberpunk, per cui ci sono i robot, insomma, eccetera, eccetera. Bravo Marica, grazie. No, ora ritorno a noi. Di tutto fatto senza proprio che tu dovessi rimarcare questa cosa per farti un sì. Ma invece Zack Snyder, Nolan, dice Matthew, no, non lo so veramente. Matthew, ora va bene fare il cinefilo nel re dell'internet, però non so se è proprio così. Comunque è l'apoteosi del blockbuster americano, che vive di rallenti e di situazioni assurde, e che è ridicolo e non ha neanche la forza di prendersi si prende sul serio nel suo essere epico, perché poi ovviamente vuole parlare di malattia mentale in qualche modo, della libertà dei pazienti, delle condizioni dei pazienti in quegli anni, insomma, eccetera, eccetera. Vuole farlo, ovviamente non è che vuole fare una grande riflessione, però di quello parla attraverso il genere. Però è troppo truffio, cioè con la cover di Sweet Dreams all'inizio, una roba veramente... Poi infili un altro problema dei film brutti è che veramente li possono rendere brutti tutte le canzoni utilizzate così proprio a sproposito. Le canzoni che noi amiamo. Hai soldi per la CIA, esatto. Li usi male. È così. Sì. Ho capito, quindi poteva venire fuori nel corso che abbiamo fatto l'anno scorso, Paolo, come mai non... Perché era ricascato nei meandri della mia mente, per poi essere tirato fuori quando qualcuno mi ha detto film brutti, e allora mi sono scordato di quella visione, ero piccolo e mi ero gasato con 300, nonostante questo, Sucker Punch era il film peggiore che avessi mai visto. Vabbè, invece allora concludiamo in due minuti con un film che diciamo potrebbe essere un parallelo del blockbuster italiano, anche se no non è così, però si intitola Si vive una volta sola, regista Carlo Verdone, ed è uscito nel 2021. È un film che a me
cioè io tra l'altro ricordo che una delle, delle persone qui nella chat, Deborah, le ho fatto una testa così, ricordo di averle fatto una testa così dopo che l'ho visto, ma io stupidamente l'ho visto perché sapevo dal trailer che me ne sarei amaramente pentita e comunque l'ho visto perché volevo vedere quanto in fondo potesse arrivare questo terribile film, arrabbiandomi tra l'altro perché è un film che vuole proprio, come posso dire, strizza proprio l'occhio al, al pubblico di una certa generazione, più o meno, non lo so, i sessantenni, mettiamolo così, cioè coetanei di Verdone, che ovviamente andranno a vederlo, saranno andati a vederlo ben contenti di farsi due risate con il solito vecchio Carlo che ci fa, cosa mi combini fa, Carlo? Esatto, ecco i sessantenni che ci fa scompisciare da ridere, ed è un film che, no Paolo, Paolo, scusate, ed è un film veramente veramente terribile, dico la trama e penso che possa valere questo per descriverlo. C'è un'equipe medica, Carlo Verdone è il, diciamo, chirurgo, non so se cardiochirurgo, comunque insomma ha un ruolo molto importante in questo ospedale romano, che lavora con la sua equipe, c'è l'anestesista, c'è il radiologo, qualcosa del genere, poi c'è la sono, diciamo, nel ruolo, l'anestesista è Rocco Papaleo, c'è un altro attore romano abbastanza famoso che sempre li assiste nell'equipe, e poi c'è Perfetti Sconosciuti, come si chiama lei? Anna Poglietta, un'immagine che naturalmente io la supporto. Anna Poglietta che naturalmente io la supporto di più di Micaela, fa, però. Scusate, sì, Anna Poglietta, sì, che naturalmente fa l'assistente, perché comunque l'unica donna nell'equipe, viene un attimino marginalizzata al ruolo di bisturi. E insomma, ma è quello, sono quattro amiconi e diciamo che si divertono proprio loro spassosamente a fare scherzi a Rocco Papaleo, che è proprio, tra l'altro, ognuno di queste, di questi personaggi recita il ruolo che ha sempre recitato, come, cioè ognuno di questi attori ricade nel ruolo che ha quasi sempre fatto Rocco Papaleo, questo personaggio appunto che, al quale che loro ricoprono di scherzi dalla mattina alla sera, scherzi che tra l'altro definire scherzi, diciamo che è un po' un eufemismo, nel senso che qualunque persona normale le chiamerebbe molestie, ma vabbè. Comunque sono scherzi, quindi lo seguono in casa mentre lui fa sesso con una ragazza, lo riprendono, c'è una serie di cose da veramente andare a fare un esposto in procura, e loro molto sereni a fare questi scherzoni al mitico Rocco. Ma cosa succede? Poi vabbè, lasciamo perdere anche l'idea, cioè quello che nella testa di Verdone è l'immaginario femminile e l'immaginario, cioè, e comunque la donna all'interno di questo film è una cosa veramente di un vecchio che è putrido ormai, non è solo vecchio. Ma vabbè, succede che a un certo punto questo Papaleo dice, il personaggio di Papaleo dice: ho scoperto di avere un tumore, ho pochi mesi di vita, e li porta tutti quanti in vacanza. Che è la cosa più normale del mondo per uno che ha pochi mesi di vita. Sì, ora mi ricordo. Portare i suoi vessatori. E lì, naturalmente, Papaleo, essendo nella situazione di essere naturalmente, sta affrontando il proprio stesso lutto, insomma, in una situazione molto delicata, tra l'altro viene assistito da tutti, quindi è chiara la trama come il sole, che lui si sta semplicemente vendicando di tutti questi scherzi, che non è malato, è chiaro come il sole, e lui naturalmente, in quanto malato, no, li forza, gli fa fare cose che loro detestano, tra le quali per il personaggio di Anna Foglietta fare sesso con lui, perché comunque in grande serenità, tutto veramente terribile, in grande serenità Papaleo praticamente la forza ad avere più rapporti sessuali, ma io credo che questo approfittandosi del fatto che fa un po' la vittima, diciamo, approfittandosi del fatto che lei viene mossa viene mossa appunto a pietà da questo, e il film finisce poi con Papaleo che arriva su uno yacht, praticamente sbuca su uno yacht di fronte alla costa, sulla quale loro tre sono in attesa di vederlo comparire da un momento all'altro, e con un microfono e un party pieno di ragazze così sgallettate dice con questo megafono, rivolgendosi a tutti quanti, che era uno scherzo, e fa pure un bel commento alla Foglietta, che comunque dice tipo, no, Anna, facciamo conto siamo Anna, certo, lei che poi è stata più generosa di tutti voi in questo contesto, e così finisce il film con Papaleo che si vanta, diciamo, delle sue varie molestie. Comunque io non mi ricordo se l'ho visto o se ho visto il trailer, comunque forse è la stessa cosa. Sì, no, è sicuramente la stessa cosa, non c'è niente di più, ed è un film terribile, ed è un film che è, se questo c'è nella testa di Verdone, io non voglio vedere più, no, io credo che quello che uscirà dalla testa di Verdone, perché è invecchiato male, squallida. Una cosa di uno squallore incomprensibile,
Però chiaramente Verdone ha un pubblico fidelizzatissimo, quindi tutti a vederlo, tutti a farsi delle grandi risate e noi qui ad agghiacciarci, chiaramente, perché non si vive di rendita, nemmeno Verdone può vivere di rendita, mi dispiace ma non è così. E niente, abbiamo, niente, abbiamo finito. Io direi, forse avevamo in programma di parlare di un altro film che abbiamo visto io e Paolo, ma non ne parliamo, non ne parliamo, ma lo consigliamo, perché ok che i film brutti non vanno visti, ma è anche un'esperienza che va fatta, cioè, ma io, ecco, la cosa i cinefili veniamo qui. Ma il punto, Marica, che la cosa incredibile è che erano rimasti solo io e te non abbiamo visto questo film sulla Terra. È vero, è che il suo film è Vanilla Sky, quindi probabilmente l'avete visto tutti. Io l'ho visto. Hai visto? Io e Paolo non l'avevamo ancora visto. Non l'avete ancora visto? Esatto, la premessa di quella serata era: no, dobbiamo guardare un film bello. Guardiamo un film, lo guardiamo bello. E abbiamo scelto Vanilla Sky. Non è andata poi così bene. A voi la scoperta. A me è piaciuto comunque. A te è piaciuto? Sì. Riguardalo ora. Ma l'ho visto poco tempo fa. Allora basta, non siamo più amici. Chiudiamo. No, allora io ci terrei a ringraziare alcune persone. Innanzitutto mia mamma, che mi ha sempre seguito per tutte queste puntate di Quei Bravi Ragazzi. Sì, le nostre grazie. Famiglie sempre presenti. Ah, ma Dio, stai tremendo. Grande, no, Matthew, vedi? Esatto. Matthew. No, io vorrei dire delle cose un po' più serie. Allora, sul canale di Radio Eco, canale Twitch, ma anche canale YouTube, dove sono conservate tutte le nostre puntate, sì, potete vedere che nella prima stagione di Quei Bravi Ragazzi per gli amici QBR e nella seconda stagione, cioè, delle cose ci sono, dei contenuti ci sono, nonostante Paolo. Delle cose belle le potete vedere, cioè, sì, abbiamo fatto un sacco di interviste. Sì, abbiamo... No, basta questi gesti. No, fatto, oddio Paolo, questa cosa dovrebbe essere cancellata in tutta la memoria di là. Ecco, ma comunque abbiamo fatto delle belle interviste, parlato degli Oscar, sì, diretta, parlato degli Oscar. No, scusa Paolo. Scusate. Siamo stati anche inviati in un festival Fiorentina di Arte Contemporanea. Esatto, brava, vero. Esatto. Poi se Deborah vuole recuperare anche le prime puntate, è lì che parlo del Potere del Cane. Giusto, esatto. Nella prima stagione. Sì. Forse la prima abbiamo puntata. Cambiato studio, perché siamo stati prima, eravamo in un'altra location molto più intima e inadeguata alle dirette. Esatto. Però era calda, era accogliente. Era calda, accogliente. Esatto. Abbiamo fatto una puntata dedicata a Wes Anderson, che rimane secondo me una delle più belle che abbiamo fatto. Ricordiamo un po' gli ospiti che abbiamo avuto. Per primo di tutti Michele Innocenti, che ha fatto anche il bis su questo canale. Poi esatto. Emanuele Rauco, Gabriele Niola, il cinema Gioiello, esatto, di Genova, nella Lucio persona Basadone. Di Lucio Pasadon. Esatto. Poi Chiara Tognolotti. Esatto. Dimentichiamo qualcuno? Forse no, però appunto ritroviamoci qui lunedì 12 giugno con Nicola Settis, che sarà ospite per parlare del suo libro, del suo corto. Comunque è uno speciale su Twin Peaks, perché il libro riguarda la terza stagione di Twin Peaks, quindi tutti collegati. Io sarò collegata, non sarò presente però il 12 con Nicola Settis, e quindi vi saluto e vi ringrazio, perché ci terrei a ringraziare anche Alessio, che esatto, soprattutto Alessio per cui all'inizio abbiamo, siamo riusciti a creare questo programma, ha creato una sigla fantastica. Io, tra l'altro, sì, ma la facciamo partire di nella quale dobbiamo, sì, dai facciamo una cosa, allora possiamo, vi salutiamo e poi possiamo concludere con la sigla. Esatto, grazie. Che dire, è stato bello, breve, intenso. E speriamo la premessa di tante cose buone. Sì, dai, poi chi lo sa. Facciamo la luce. Ora cade tutto. Va bene. Arrivederci a tutti. Sigla.